Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Leone su The Witch. Ciao a tutti. Eccoci qua, siamo pronti a continuare a parlare con Rasmit. Che vuoi? Ho capito chi è Javed. D'accordo, avrai anche l'elemento sorpresa, ma ti ritroverai comunque ad affrontare da solo un potente stregone. Forse Kalkstein avrà qualche idea. Ottimo lavoro, lupo. Vuoi sentire la verità? Ok, già fatto. Come vanno le cose? Le vecchie puttane hanno messo le ali. Sparisci, Witcher. Va bene, ok. Parlato con lui, adesso possiamo andare a parlare o con Kalkstein o con Raymond. Parliamo prima con Kalkstein e facciamo vedere un pochettino anche un po' il bel paesaggio che presto vi faccio uno spoiler, abbandoneremo. Perché... cioè, andremo in altri lidi a questeggiare. Sempre in questa città, ma in altri lidi. Quindi andiamo a parlare con Kalkstein. Godetevi questo bel paesaggio, questa donnina cittadina che cammina, i sacerdoti in giro. E abbandoniamoli. In questo episodio penso di fare gli ultimi preparativi e poi dirigermi alla chiusura. Non ce la faccio perché ho notato che ci sono altre. Come si può dire? Bisogna parlare ancora per poter finalmente combattere. E poi perché mi ritrovo in potenza inferiore a quanto dovrei essere, in realtà. Per poter concludere il gioco in modo... cioè, concludere il capitolo in modo sicuro. So che Raymond è il capo di Salamandra. Ne sei sicuro? Sì. Azar ha ucciso Raymond e ne ha assunto l'identità attraverso l'illusione. Che intendi fare al riguardo? È meglio che tu non lo sappia. Fa attenzione! Devi separarlo dalla fonte della sua forza, l'elemento del fuoco. Attiralo in un luogo dove sia circondato dall'elemento opposto, l'acqua. La torre nella palude. Okay. È l'ideale! Lì avresti qualche possibilità. Perfetto. E ora di attirarlo nella torre della palude, quindi andiamo a parlare con Raymond. Sfruttiamo ciò. Come lo potremmo attirare? Beh, diciamo i libri segreti che ci sono dentro e continuiamo a seguire a questi Kalkstein. Spero che non mi chieda ancora di uccidere Rasmit, perché a quel punto dovrò per forza trovare un modo per convincerlo a cambiare idea, che non è importante uccidere Rasmit senza dirgli sto sicuro che non è lui. Sì? Parlami del comandante delle guardie reali. L'ho visto un po' di tempo fa, intento a picchiare dei pervertiti. Com'è possibile? Chiunque in città sa che il comandante delle guardie odia quelli che lui chiama deviati. Chiunque lo sa. Sì? Sono pronto ad affrontare... Dovrai... Non sono... Come faccio a non convincerlo che non voglio uccidere Rasmit? Sì. Sono... Non sarà... Ah, dirò che l'ho ucciso, semplicemente. Ok. Semplice deduzione. Quindi, vediamo se posso farlo direttamente qua. Buone notizie. Hai ucciso Rasmit. Non ci darà più alcun fastidio. Ma non è tutto. Presto cattureremo Javed. La tua famiglia sarà finalmente vendicata. Qual è il tuo piano? Se vuoi aiutarmi. Sì, mi paghi per questo. Inoltre ormai siamo amici. Sì, sì, con te. Amici. Ora che abbiamo indebolito Javed eliminando Rasmit, occupiamoci di ciò che lui e Kalkstein desiderano tanto. Ovvero? I segreti della Torre della Palude. So come aprirla, ma vorrei che tu facessi qualcosa. Ma certo. Cosa? Quando aprirò la torre, prendi i libri segreti. Non devono cadere in mano di Javed. Sicuro. Quando andiamo? Subito. Dobbiamo recuperare ciò che è nascosto nella torre. Tutti i libri e le pergamene. Faranno da esca per il nostro signor X. E come suggerisci di aprirla? Questa pietra è la chiave della torre. O una parte della chiave. Assicurati che Kalkstein si interessi alla cosa. Come stabilito? Ok, vediamo un po' la pietra che mi ha dato. Ah, ok, quindi mi mancano... quanti Sephiroth esattamente? Dovrei anche fare questo. Me ne mancano 4, quindi. 4 Sephiroth. 1, 2, 3, 4. Sto leggendo quelli che ho, 5, 6, 7, quindi me ne mancano in realtà 3.
4 7 7 Sephiroth. Ok, mi mancano 3 Sephiroth. Ok, vediamo un attimo i 3 che mi mancano. Adesso quello, passione e bellezza. Con passione e bellezza, corona, saggezza, regno, giudizio, forza e severità, sovranità e gloria e comprensione. Non è quello sospenti, così di Kagstein. Gesù mio. Dov'è che li trovo? Sui glossario? Sephiroth? Forse sì. Vediamo un attimino i Sephiroth se ci sono. No. Personaggi, luoghi. Perché non posso leggerli? Mi mancano altri 4. Segui la missione sulla mappa. Vabbè, comunque dobbiamo andare dalla palude a cercare altri 4 Sephiroth. Altri 3 Sephiroth. Perché ne abbiamo tutti tranne uno. Aggiunge la voce sui Sephiroth. Ok, che l'aggiunge? A dove che l'aggiunge? Personaggi, ingredienti. No, non è ingredienti. Luoghi, neanche. Glossario. Cattivona, putti. Eccolo qua. Allora, amore ce l'ho. Ah no, amore no. Ok, amore lei. Questo ce l'ho. Regno ce l'ho. Ok, fondazione esatta, grotta e palude, quindi grotta e palude, vasca, e la sentinella della torre, che so come fare. Ok, la sentinella della torre, vasca e la grotta. Diciamoci la palude perché la prossima parte del per fine capitolo si svolgerà tutta lì. Abbandonare completamente per ora Vizima. Non credo che ci torneremo più nel video gameplay. Al limite lo farò io per dipanare un po' di questioni lasciate irrisolte, per potenziare un pochettino l'equipaggiamento in vista dello scontro contro Javed, che sappiamo essere Raymon, eccetera eccetera eccetera. Comunque mi sento abbastanza pronto per poterci arrivare. Adesso andiamo al traghettatore, parliamoci e continuiamo la arriviamo là. Credo di riuscire a fare... a farvi vedere ancora Vesca. Vasca, Vesca, non sono sicuro. Vasca forse. Vabbè, di farvela vedere in questo video gameplay per potervi, come si può dire, dare... beh, per farvi vedere praticamente questo video gameplay Vasca, come ottenere il suo amore. Anche se sarà dura, non ho idea di come ottenere in realtà, non me lo ricordo. Sì, sono un nuovo cliente, adesso. Ricordatevi il trucchetto, finché potete starete la spada. Credo che sia più velocerata quella d'argento in modalità agilità che quella di acciaio in modalità agilità. Comunque in modalità agilità. Cioè agilità di gruppo, stile di gruppo, quello del. Come si chiamava? Vabbè, non me lo ricordo. Portare a casa di Vasca. Di Vasca. Che visto che ci siamo, facciamoci un po' di discorsi con la vecchietta. Dov'è la vecchietta? Dov'è la vecchietta? Amore, è simpatica? Mi sono perso una vecchietta? Ehi? Vasca? Eccola la vasca. Una bella vasca. Tutta per noi. Ciao vasca. Devo fare il bagno. Vuoi chiedere qualcosa? Ok, parliamo un pochettino qua delle situation. È passato di qui un altro Witcher, Berengar? Sì, ha fatto altre domande su quella alchimia. Deve averlo mandato Kalkstein, l'alchimista. Poi abbiamo ritrovato il suo equipaggiamento in una cava d'argilla, ricoperto di sangue. Grazie, Vasca. Capelli bianchi. C'erano segni di combattimento e non erano impronte di mostro. È stato attaccato da altri uomini. Fa attenzione alle lucertole fiammeggianti e agli aridi. Mi servi vivo. Grazie. Un alchimista di nome Kalkstein sostiene che voi sappiate qualcosa del mago della torre e della sentinella. Un tempo, un potente stregone viveva nella palude. Il suo unico compagno era il suo apprendista. Tutto cambiò quando una donna entrò nella sua vita. Sembra l'inizio di una fiaba.
ma alla fine sarà ben diversa, poiché era una donna molto malvagia. Egli soddisfò tutti i suoi desideri e la donna si approfittò del suo potere. Chi era questa donna? Non è importante. Ti ascolto. L'amore cieco segnò la fine del mago. Egli invocò forze che non poteva controllare e morì. Che mi dici della sentinella? L'amante del mago sapeva predire il destino. E il mago creò per lei un mazzo di straordinarie carte dei tarocchi. Illustrò un evento futuro per ogni carta del mazzo. E? I golem proteggevano l'abitazione del mago. Quelli che sono sopravvissuti alla devastazione del tempo attendono ancora nel cimitero, dove riposano immobili. Uno di loro è la sentinella? Sì. Il golem più potente fungeva da sentinella. La carta della torre descrive come il golem possa essere riportato in vita. Così l'ingresso della torre verrà nuovamente aperto. Prendi questa carta. Non mi serve più. Perché ce l'aveva lei? Vuoi chiedere qualcosa? Come faccio a conquistare il suo amore? Teoricamente. Devo conquistare il suo amore? Cosa? Estraiamo l'argilla e facciamo. Non vi stancate di questo posto? La vita è buona. La sera racc... Magari. Vuoi chiedere? Va bene, ok. Bene, il prossimo episodio continuerò a queste e mi cercherò su come poter ottenere l'amore di Vasca. Strano. Comunque, ciao a tutti ragazzi, qua da Leone è tutto, ricordate di iscrivervi, commentare, lasciare un mi piace. Ciao a tutti!